Carlo Lucchi, attualmente capo edizione presso la Puma Ice 2, ma in passato anche fonico di doppiaggio e fonico di mix. Come si è avvicinato al mondo del doppiaggio? Ma mi sono avvicinato al doppiaggio in maniera abbastanza casuale. Avevo 20 anni, ero all'università, cercavo un lavoro per avere un po' un'indipendenza economica e c'era questa opportunità a Via De Villini, all'allora CDS, era ottobre del 76 e ho iniziato così, solo che questo è un lavoro che ti prende subito tanto per passione, per le persone con cui, e quindi università e lavoro poi alla fine non hanno avuto, ho dovuto scegliere e ho scelto il lavoro perché mi appassionava veramente tanto. E lei in passato ha ricoperto il ruolo del fonico di doppiaggio, ma anche il ruolo del fonico di mix. Può spiegare ai tanti visitatori del nostro sito che differenza c'è tra queste due professioni che spesso vengono confuse? No, sono due professioni completamente, non differenti, ma sono, viaggiano su binari paralleli, ma che non sempre sono destinati a unirsi. Non è detto che un fonico di doppiaggio debba concludere la carriera al mix o essere comunque un bravo fonico di mix e viceversa, quindi sono due carriere che possono essere anche separate, anche se l'esperienza del doppiaggio per un fonico di mix è molto importante. Il fonico di doppiaggio è un lavoro bellissimo, non sempre valutato per quello che in realtà è, un lavoro tecnico ma anche un lavoro psicologico, nel senso che il fonico coadiuva col regista, col direttore, deve essere un po' camaleonte, deve un po' adattarsi al carattere, alle esigenze del regista e contemporaneamente degli attori che in sala. È un lavoro che richiede una buona conoscenza dei microfoni soprattutto, perché il microfono è l'attrezzo di lavoro del fonico di doppiaggio, più della console, più il microfono. Se il fonico di doppiaggio sa usare bene il microfono, posizionarlo bene, mettere gli attori a fuoco, e conoscere le caratteristiche, riesce a ottenere dei prodotti di livello. E il prodotto di livello è una catena. Se il doppiaggio è buono, sarà più facile mixare bene e il prodotto avrà un successo sonoro sicuramente più evidente. E quindi il fonico di doppiaggio si occupa di supervisionare alla registrazione, diciamo, sì, durante il turno di doppiaggio. Quindi deve dialogare con il direttore del doppiaggio, certo, con gli attori in sala. Differenza, il fonico di mix lavora quando il doppiaggio è finito. Il fonico di mix lavora a doppiaggio finito, sincronizzazione effettuata. Il fonico di mix è un altro lavoro di grande spessore, di grande bellezza, dove una persona può dare molto di sé. Il fonico di mix assembla tutto quello che sono le voci, con gli effetti, con la musica, li livella, li equalizza, mette i riverberi e crea quell'armonia di suono che deve essere, che deve unire la comprensibilità, l'emotività, perché poi non, creiamo emozioni col suono, non è, questa è la cosa importante. Se il fonico di mix è uno che si emoziona, sicuramente mi sa bene, questo è importante. Quindi si può dire che il fonico di mix è l'ultima persona che nel mondo del doppiaggio mette le mani sul prodotto, diciamo, una volta finito, sì, dal punto di vista della, sì, lavorazione, quindi ha anche un ruolo importante perché dopo di lui non c'è altro, no, quindi no, è veramente l'ultimo, l'ultimo passaggio, diciamo così, creativo nella fase della sonorizzazione del film. E passando adesso alle sue lavorazioni, io comincerei proprio da un grande capolavoro dove lei ha avuto la fortuna di lavorare, come Casinò, film del 1995 con Robert De Niro, e dove Robert De Niro Scorsese, di Martin Scorsese, dove Robert De Niro era doppiato da un grande come Gigi Proietti. Cosa ricorda di quell'esperienza? Ma ricordo la bellezza del film, che oltre a Robert De Niro c'è Joe Pesci, un cast internazionale, e a un cast internazionale corrispondeva a un cast nazionale di attori di grande rilievo, Mario De Angelis, Cristiana Lionello, mi sembra che ricordo l'impegno, ricordo la direzione di Francesco Vairano, che è un gran direttore, gran dialoghista, e l'attenzione
al millimetro su ogni frase, su ogni situazione che si poteva creare in questo film. È stata una bella lavorazione, con persone gradevoli e una grande sfida, insomma. Una grande sfida a livello sonoro, una delle tante grandi sfide, perché abbiamo affrontato... avere in sala Gigi Proietti essere... avere in sala Gigi Proietti, che comunque persona gran professionista, sempre molto disponibile, con gran rispetto per tutti i suoi collaboratori, è stato anche avere il coraggio magari di chiedere una correzione, di chiedere aggiustamento. Lui, Gigi, è persona molto disponibile, con gran rispetto per i ruoli di chi lavora attorno a lui, quindi non, da questo punto di vista non c'è stato assolutamente nessun problema. Ma lei, grazie anche alla sua lunga esperienza, ha avuto modo di lavorare ad un prodotto che adesso forse è difficile vedere nelle sale di doppiaggio, quale un film italiano doppiato. Lei sì. Ha lavorato a tanti film italiani doppiati, tra l'altro doppiati da grandi personaggi del passato, penso a Giuseppe Rinaldi, a Pino Locchi, a Ferruccio Amendola, a tanti del passato, perché all'epoca i film italiani erano doppiati, ma erano doppiati dal fior fior dei doppiatori italiani. Certo. Cosa ricorda di queste lavorazioni dove spesso non c'era un direttore del doppiaggio, ma c'erano dei registi, quindi proprio gli stessi registi in sala? Ho avuto la fortuna di lavorare 20 anni allo stabilimento di Via Margutta, dove si faceva molta produzione italiana. Ho lavorato con grandi registi, Lina Wertmüller, Dino Risi, Monicelli, Scola, Pontecorvo, Fratelli Daviani, e ho avuto la fortuna di conoscere queste grandi belle voci. Abbiamo ricordato Peppino Rinaldi, la cui duttilità vocale era, pensare che Peppino faceva Peter Sellers, Jack Lemmon, Paul Newman, ma anche Pino Locchi, Ferruccio Amendola, Renato Turi, è stato molto bello. E da tutte queste persone, registi e attori, ho imparato tanto, perché si impara sempre dai grandi. Ma devo ringraziare anche i grandi direttori di doppiaggio che ho conosciuto, devo ringraziare Renato Izzo, Mario Maldesi, Fede Arnaud, Mario De Angelis, Giorgio Piazza, Cesare Barbetti e ultimi Francesco Vairano, voglio dire. Devo ringraziare, veramente è stato il meglio del panorama del doppiaggio italiano, ma ci torneremo. Come fonico di Mix, però, lei ha lavorato anche su prodotti televisivi, penso a serie di grande successo come CSI, The Mentalist, Fringe. Cosa vuol dire confrontarsi con un prodotto come un telefilm, quindi su tanti episodi sparsi nel tempo, rispetto invece ad un atto unico, un momento unico come un film? Una volta fatto il film è finito, può esserci un secondo capitolo dopo qualche anno. Invece, lavorare su una serie bisogna mantenere una continuità, rendersi un po' conto. La grande difficoltà è dare questa continuità di suono a questi episodi, che magari vengono missati a distanza di tempo uno dall'altro, ma che poi vanno in onda uno dopo l'altro. Quindi bisogna far sì che il suono corrisponda, che non ci siano differenze sostanziali di suono, e quindi stare attenti, perché poi nel tempo cambiano anche le voci degli attori, cambiano... Quindi bisogna riuscire ad avere una memoria sonora importante, perché ogni volta bisogna cercare di ricostruire l'insieme. Proprio insieme parlo non solo dell'equalizzazione delle voci, ma dei riverberi che si usano nei vari ambienti che si ripetono ogni volta, parlo degli stacchi musicali, insomma bisogna avere una bella memoria sonora, ecco. Ma tra tutti questi grandi lavori che lei ha fatto al cinema e in televisione, c'è un lavoro al quale lei è particolarmente legato, sia come fonico di Mix sia come fonico del doppiaggio, augurandoci che non siano lo stesso titolo? Beh, come fonico di doppiaggio ho tanti bei ricordi di film importanti, dai film di Tarantino, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, o i film di Altman, America Oggi, i film di Wenders. Tanti bei ricordi, tanti bei film, ne ho fatti più di 1000, sono stati ognuno. La bellezza di questo lavoro, sia al mix che al doppiaggio, è che non è mai ripetitivo. Ogni mattina uno viene, si siede in console e il lavoro è sempre nuovo. Non c'è mai. La cosa più bella, cioè una sfida nuova ogni giorno. È la cosa più bella, ogni volta è una sfida nuova, sì. Attualmente lei è capo edizione presso la Puma Is 2, una delle più grandi società di doppiaggio operanti oggi in Italia.
In cosa consiste il ruolo di capo edizione? Una sorta di supervisore artistico, ci chiedono i nostri utenti. No, no, assolutamente no. Supervisore artistico, assolutamente no. Come capo edizione mi occupo dell'organizzazione del lavoro dall'inizio, da ricevere il materiale, il video, gli script, controllare che venga dato agli adattatori, controllare che vada in sala, e mi occupo della supervisione a livello tecnico, nel senso che vado ai mix, vado ai controlli e con la mia esperienza riesco a coadiuvare i colleghi o gli ex colleghi del mix e del doppiaggio, cercando di fare sì che il prodotto venga il migliore. Per quanto riguarda la parte artistica, la competenza è esclusivamente del direttore, in questo caso di Fiamma Izzo, Giuppizzo. Certo, io con la mia esperienza, se dovessi accorgermi di qualcosa che al mio orecchio non è, approfitto dell'amicizia che mi lega a loro per farlo notare, ma a livello artistico la Quindi competenza è esclusivamente loro. un occhio attento, io direi qui più un orecchio Sì, attento, insomma, che veramente il prodotto finale sia in tutte le sue sfumature preciso, come giusto, insomma, ricordiamo la dedizione, la ricerca della perfezione che chi di lunga esperienza come voi può ancora mantenere, perché purtroppo il mondo del doppiaggio rispetto al passato è cambiato oggi, quindi forse lei cosa nota di più, visto che è un po' il testimone del passato, ma lavora anche nel presente, quindi è un po' a È metà vero. tra quello che è stato e È quello che è vero, oggi il doppiaggio. ho avuto la Cosa fortuna nota? di lavorare nel periodo del doppiaggio, era importante. Oggi c'è tanta fretta, i costi sono quelli che sono, ottimizzazione del lavoro e tutto questo non è a discapito, parlare di discapito della qualità è un termine grosso, diciamo che c'è poco tempo per insegnare e poco tempo per imparare. E questo poi alla fine si sente perché quando mancano i maestri e gli allievi non hanno tempo, devono essere subito operativi, c'è poco investimento, le ditte, le società di doppiaggio, per esempio, investono poco nel personale interno. Se non c'è più oggi, non esiste più di crescere un tecnico all'interno della società, non si fa più, se serve lo si paga a turno e lo si chiama da fuori. E quindi questo comporta una poca affezione al prodotto. Beh, prima un tecnico, un fonico, sia di doppiaggio che di mix, sentiva il prodotto come una cosa sua, e oggi con questo sistema, che purtroppo è questo, non è una colpa di nessuno, è il momento. Ricordiamo l'importanza anche del vostro lavoro, del fonico di doppiaggio e del fonico di mixer, che spesso si crede che magari poi fate miracoli, per carità, ma poi il fonico di doppiaggio e di mix debba poi sistemare magari un doppiaggio fatto male, o ancora peggio, che un cattivo missaggio possa rovinare magari un bel doppiaggio, quindi. Sì, tutto può essere, ma i miracoli si fanno solo sopra. Quei miracoli si cerca con la tecnologia che oggi è importante, è di grosso aiuto, di migliorare, di supplire a certe mancanze, però i miracoli no, no, i miracoli no, non si fanno. Bisogna lavorare bene dall'inizio, partendo dai dialoghi, in modo che in sala arrivi, in sala doppiaggio arrivi dialogo giusto, una buona registrazione e un mix attento. Questo è il segreto di un sonoro fatto bene. E dopo quindi questo momento nel presente, facciamo un ultimo salto nel passato. C'è un personaggio del mondo del doppiaggio del passato al quale lei oggi sente di dover dire grazie per la sua carriera, per la sua esperienza, per quello che Ma ha io devo dire imparato? grazie a tante persone, in realtà devo dire grazie intanto a Danilo Moroni, grande fonico di mix, che mi ha insegnato il gusto del suono, la passione, mi ha insegnato anche a come relazionarmi con persone a volte anche difficili, come lo sono a volte i registi, come lo sono a volte gli attori. E devo ringraziare tutti i direttori con cui ho lavorato, devo ringraziare tante persone. Compreso anche un caro amico, Giorgio Bastianelli, col quale ho lavorato in tante cose belle. Lui è una persona di grande passione, quindi quella è una molla importante perché questo lavoro venga bene. E devo ringraziare tanti, tante età.
troppi. Che però ognuno di loro ha lasciato, diciamo, un piccolo segno che poi componendosi, insomma, Sì, diventa quel grande tessuto, quella grande trama della vostra esperienza. Tutti i direttori, specialmente quando all'inizio io ero un giovane fonico e quindi mi hanno portato su, ripeto, li ho nominati, Renato Rizzo, Mario De Angelis, Giorgio Piazza, Federnaud, che mi hanno aiutato a crescere, hanno creduto in me, in un momento in cui poi c'erano anche dei signori fonici sulla piazza, diciamo, no? Lello Benedetti, Bartolomeo Messina, che a loro volta sono stati degli ottimi maestri, quindi i miei ringraziamenti sono infiniti. E ringrazio tuttora e ancora tutt'oggi devo ringraziare tante persone. E allora siamo noi, signor Lucchi, che la ringraziamo questa volta per questo contributo, per questo aiuto che ci ha dato un po' a scoprire anche la professione del fonico, che spesso purtroppo è lasciata in una zona ancora più d'ombra di quella del doppiaggio e dei doppiatori. E da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito, ilmondoidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Io saluto tutti i fans del mondo dei doppiatori, approfitto per fare gli auguri di Natale e di buon anno, e un caro saluto a tutti. Ciao.